Ti hanno proposto un impianto ibrido e vuoi capire se il vero affare lo stai facendo tu oppure lo sta facendo chi te lo ha proposto? Allora lo scopriremo oggi in questo video e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. L'altro giorno mi ha contattato un cliente dicendomi: io ho scelto per una pompa di calore, quindi voglio la casa 100% elettrica, però ad un mio amico hanno proposto un impianto ibrido e allora mi ha chiesto dei suggerimenti per capire se effettivamente ne vale la pena oppure è una trovata tutta italiana. Allora, non è che Samuele puoi fare un video su questa cosa? Assolutamente sì, allora ho colto la palla al balzo e ti racconto oggi come la penso. Intanto cos'è un impianto ibrido? Cioè un impianto con pompa di calore ibrida. Un sistema che è costituito da una pompa di calore piccola e da una caldaia. Allora, un impianto ibrido, una pompa di calore ibrida, infatti, è un prodotto che esce da un'azienda già costruito con una caldaia e affiancata a una pompa di calore. Mediamente le potenze che ci sono in generale sul mercato sono 6, 7, 10 kW sulla pompa di calore termici e una ventina, quindi circa 20 kW sulla caldaia. Questo in linea generale, poi ogni produttore ha il suo specifico prodotto. Cosa significa? Che la pompa di calore riesce a darti quei kW minimi per riuscire a stemperare un po' la casa finché ce la fa e poi subentra la caldaia. Considera anche un'altra cosa, che nella maggior parte delle soluzioni l'acqua calda sanitaria viene sempre fatta dalla caldaia. Cioè significa che per 6 mesi all'anno la pompa di calore rimane spenta perché a produrre l'acqua calda sanitaria d'estate è la caldaia. Quindi cosa succede? Succede che vengono proposte soluzioni ibride per togliersi dai dubbi, no? E fare delle vendite molto veloci. E ti spiego perché. Se consideriamo una casa a radiatori, mai e poi mai quella pompetta di calore ibrida che trovi all'interno del kit riuscirà a riscaldare la casa con i radiatori a 55, 60, 65 gradi. Perché? Perché è una pompa di calore piccola che lavora soprattutto alle basse temperature. E significa che subentra sempre la caldaia. Allora non ha senso l'impianto ibrido. D'altro canto invece, se hai una casa con impianto a pavimento, non ha senso utilizzare la caldaia, perché da sola la pompa di calore ce la farebbe. Quindi la soluzione ibrida è un compromesso che non serve né da una parte né dall'altra, perché se hai dai radiatori hai bisogno di una pompa di calore professionale che arrivi all'alta temperatura, se hai un impianto a pavimento ti basterebbe una pompa di calore per riscaldare casa senza l'apporto della caldaia. E quindi con un sistema ibrido, con un impianto ibrido, non puoi avere una casa 100% elettrica, perché dovrai sempre essere collegato alla rete del gas. E sai bene, l'hai già visto in altri video, che le bollette del gas, anche se sono basse, in realtà costano molto. Perché? Perché ci sono i costi fissi, le tasse e altre cose che incidono molto nella bolletta. Quindi avere un sistema ibrido ti comporta comunque ad avere due bollette, quella del gas e quella dell'energia elettrica. E poi ti racconto anche questa, perché me l'ha sollevata un visitatore del mio canale YouTube. Lui ha fatto installare un impianto ibrido diversi anni fa. L'anno scorso ha chiamato l'azienda che l'ha venduto e gli ha detto: bene, adesso voglio fare a meno della parte di caldaia e andare solo con la pompa di calore, perché ho fatto l'impianto fotovoltaico, quindi non voglio più saperne di sfruttare anche la parte di caldaia, quindi con il metano, gasolio, GPL. E la risposta che gli è stata data è: no, non puoi staccarti dal gas. Infatti un sistema ibrido non può funzionare solo in pompa di calore, deve sempre comunque funzionare in abbinamento al gas metano, al gasolio o al GPL. Quali possono essere i limiti di un sistema ibrido? Beh, sicuramente è il fatto che non puoi sfruttare al 100% l'impianto fotovoltaico. Infatti, intervenendo anche la caldaia, andrai a consumare metano invece che andare a consumare energia elettrica prodotta dal tuo impianto fotovoltaico. Poi non realizzerai mai il sogno di avere una casa 100% elettrica, perché sarai comunque sempre legato alla rete del gas. E terzo, ma non ultimo, ti stai portando a casa un impianto vecchio di 50 anni. Infatti la caldaia esiste da più di 50 anni. Allora perché non sfruttare questo ecobonus per fare un impianto degno del 2020, cioè un impianto 100% elettrico, invece che metterti una caldaia che esisteva già da 50 anni fa? Sì, hanno fatto
dei passi in avanti sulla tecnologia, però si tratta sempre e comunque di bruciare del gas per riscaldare un pentolone d'acqua, quindi stiamo parlando di tecnologie veramente vecchie. Se vuoi fare un test, parla con un norvegese, con un olandese, con uno svedese dei sistemi ibridi e vedrai come ti rispondono. Cioè, per loro è inconcepibile abbinare la pompa di calore a una caldaia. Cioè, o fa tutto la pompa di calore o fa tutto la caldaia, cioè non ci sono vie di mezzo. E non perché in Norvegia l'energia elettrica sia gratuita, no, non è vero, costa $18 al kilowattora. E non perché in Norvegia fa caldo, no, sappiamo benissimo che nei paesi nordici fa più freddo rispetto all'Italia. E quindi il mio consiglio è: sfrutta questa enorme possibilità dell'eco bonus per trasformare veramente la tua casa in 100% elettrica e non buttare all'aria questa meravigliosa possibilità che non si ripeterà mai più per fare un impianto che non è né carne né pesce. Infatti poi, una volta realizzato l'impianto, sarai comunque tu a pagare le bollette ovviamente del gas e dell'energia elettrica e non chi te l'ha venduto. Quindi mi raccomando, fai attenzione a queste cose. Adesso magari ti verrà spontanea una domanda: sì, ma mi fido a tenere solo la pompa di calore? Assolutamente sì, se viene fatta una preanalisi e viene valutata che la tua abitazione può essere trasformata veramente in 100% elettrica, assolutamente sì. Ci sono già migliaia di famiglie in tutta Italia che si scaldano solo con l'energia elettrica e magari abbinandoci anche un fotovoltaico riescono ad autoconsumarsi quello che producono. Tutto questo ovviamente viene fatto in preanalisi, prima di fare nessuna proposta. Cioè, bisogna capire effettivamente con i tuoi radiatori, con il tuo impianto a pavimento, che pompa di calore è necessaria e quanto consumerà mese per mese. In base a quello tu farai le tue valutazioni. Sappi che comunque l'obiettivo dei miei partner è renderti libero dalle bollette del gas e questa è una grande occasione per poterlo fare. Quindi, ricapitolando, il sistema ibrido, l'impianto ibrido, non ti permette di staccarti dal gas, anzi ti renderà schiavo del gas a vita. Poi non è né carne né pesce, se hai un impianto a radiatori la pompa di calore non riuscirà a arrivare a quella temperatura e subentrerà la caldaia. Se hai un impianto a pavimento invece ce l'avresti fatta comunque serenamente anche con la pompa di calore senza pensare minimamente alla caldaia. Poi comporta anche la manutenzione, infatti ti stai portando a casa un impianto estremamente tecnologico con due generatori che devono essere manutentati entrambi, quindi il manutentore dovrà fare le verifiche sia sulla pompa di calore che sulla caldaia e questo ovviamente complica il tutto, perché è vero che c'è l'eco bonus adesso, ma questo impianto rimarrà a casa tua per i prossimi 20 anni e sarai tu che dovrai ovviamente gestire le spese di questo impianto e gestirne anche la manutenzione. Se invece hai trovato la possibilità con questo eco bonus di fare veramente il passo che sognavi da tempo, allora puoi affidarti alla rete di specialisti che sono miei partner specializzati nelle pompe di calore. Loro ti potranno seguire anche nella gestione della pratica dell'eco bonus. Se hai bisogno del fotovoltaico saranno anche loro a seguirti in questa cosa o direttamente o attraverso collaboratori che fanno parte della stessa rete. Quindi tutto personale specializzato, però considera che ognuno è specializzato nel proprio settore. Quindi avrai un interlocutore ma che si appoggia ad altri specialisti. Noi non siamo tuttologi, assolutamente. Il tuttologo sa poco di tutto, invece noi preferiamo essere specializzati e conoscere bene la materia fino in fondo. E considera che in tutto questo la pompa di calore ha un ruolo fondamentale, è il cuore del sistema. Sarà quella che ti permetterà di riscaldare casa e di non avere bollette esagerate. Quindi mi raccomando, sulla scelta della pompa di calore fai la scelta giusta, perché anche se c'è l'eco bonus sarai comunque tu dopo a pagarne le bollette. A questo punto, se hai domande specifiche per il tuo caso puoi farle nei commenti qui sotto al video e se vuoi fare il tuo passo verso la tua casa 100% elettrica vai nel link che trovi in descrizione del video in modo da fare la preanalisi e sarai affidato a un partner che ti seguirà in questo percorso professionale.